Shock per Carolina Marconi, c'è qualcosa nell'attacco? Prima di iniziare questa commovente storia, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale e attivare le notifiche facendo clic sulla campanella. Ciao a tutti gli appassionati di Amica Gossip. Siamo davvero felici di vedervi ancora una volta qui nel nostro angolo di chiacchiere su notizie e gossip. E ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi coinvolgere da questo commovente racconto. Oggi vi porteremo una storia coinvolgente che riguarda Carolina Marconi, la sua lotta contro il cancro e le recenti leggi che stanno cambiando la vita degli ex malati di neoplasia. Carolina Marconi, ex concorrente del grande fratello VIP, ha recentemente condiviso sui social media la sua preoccupazione riguardo ai risultati di controlli medici successivi alla sua battaglia contro il cancro al seno. Sebbene la mammografia e l'ecografia abbiano dato esiti positivi, un attacco ha rivelato qualcosa di preoccupante al suo fegato, generando ansia e incertezza. Carolina ha scelto di essere aperta e onesta riguardo alla sua situazione, condividendo con i suoi seguaci le proprie paure e preoccupazioni. Ha evidenziato l'importanza di condividere la verità e la solidarietà della sua comunità virtuale. Ora sta affrontando ulteriori esami per scoprire di cosa si tratta. Ma non è solo la storia di Carolina a far parlare di sé. Recentemente, la Camera dei Deputati ha approvato una nuova legge sull'oblio oncologico contro le discriminazioni. Questa legge stabilisce che dopo 5 anni per chi ha avuto una neoplasia in età pediatrica e dopo 10 anni per chi l'ha avuto da adulto, non si sarà più considerato paziente oncologico. È un passo significativo verso una maggiore inclusione degli ex malati di neoplasia. Tuttavia,. Alcune persone sono insoddisfatte della legge, tra cui Carolina Marconi stessa. Ha espresso la sua delusione dopo aver dovuto aspettare dieci anni per sentirsi finalmente uguale agli altri. Ha sottolineato come questi dieci anni possano privare una persona degli anni migliori della vita. La legge sembra favorire principalmente le persone più giovani, lasciando altri delusi dalla mancanza di piena dignità e uguaglianza. Intanto noi di Amica Gossip le auguriamo il meglio e che alla fine questo risultato dell'attack non porti a nulla di importante. Ora chiediamo a voi, cari spettatori, cosa pensate delle nuove leggi per gli ex malati di neoplasia? Ritenete che siano sufficienti per garantire la piena inclusione e uguaglianza? Condividete le vostre opinioni nei commenti. Grazie per la vostra attenzione. Continuate a seguirci su amica Gossip per tutte le ultime notizie e gossip. Alla prossima!